Liberi.tv, Riccardo Cristiano, non a marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze. Siamo in compagnia di Esmail Moades, delle minoranze iraniane in Italia, giusto? O in minoranze in Italia in generale, giusto? Ok, delle resistenze. Ok, perché è importante essere qui oggi? Dunque, forse per chi lotta per la libertà è in minoranza, se è questo mi va bene, è minoranza. Io faccio parte della resistenza iraniana che ha come programma abbattimento del regime sanguinario iraniano per portare la democrazia in Iran. Quindi un popolo fiero ma molto molto oppresso, qual è il popolo iraniano, quindi per noi è un dovere essere presenti come lo siamo stati anche gli altri anni. Esmail, ti posso chiedere una cosa, ci puoi descrivere cosa avviene in Iran? Cioè un esempio di repressione, per dare un'idea a chi ci ascolta cos'è la repressione e a cosa voi diciamo resistete, a cosa vi opponete? Per esempio in Iran giornalmente vengono fermate, arrestate 200.000 donne per diciamo il velo. Perché non portano il velo? Non che non portano, non è adeguato a come vuole il regime. Un paese dove 30% della popolazione è malnutrita, 80% della popolazione è alla soglia della povertà, un paese del tutto illiberale, un regime del tutto illiberale, ma non solo questo, il regime iraniano in particolare è la fonte dell'integralismo islamico. Allora, da questo microfono ripeto ancora una volta, finché esiste il regime iraniano, la lotta contro l'integralismo islamico, l'ISIS, è uno scherzo. Io ringrazio Esmail Moades della resistenza iraniana, che hai fatto bene a precisare non è una minoranza ma è una resistenza, perché io credo che bisogna resistere anche qui in Italia, probabilmente ci sono molte resistenze anche qui, bisogna resistere. Come possiamo trovarti su Facebook, internet? Esiste una pagina web per poter diciamo contattarti e non so, sostenervi? Io sono su Facebook a nome mio, poi insomma ci possiamo incontrare su social in qualche modo per discutere insomma di quello che diciamo passa la resistenza iraniana appunto nell'Iran. Ok, grazie ancora a Liberi.tv, non a marcia internazionale per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi. Grazie ancora Esmail.